Cavalli, bentornati sul canale. Oggi andiamo a fare un lavoretto di abbellimento. Allora, oggi in questo video vi faccio vedere. Allora, sono andato intanto per iniziare, sono andato dal gommista a far girare le gomme per la terza volta. Il bello di avere il gemellati di dietro è che puoi fargli fare tre giri per consumarle tutte uniformemente. Fate il conto che da quando le ho cambiate ci ho già fatto 45.000 km. Adesso ci farò ancora un 12.000 km, così le spiattello, le consumo tutte e poi andrò a cambiarle. Il problema qual è? Che quando tu vai a far girare le gomme, i cerchioni che sono all'interno restano sempre rovinati o sporchi o si intaccano del nero, della polvere delle pastiglie dei freni o queste cose. E allora oggi mi armo di pazienza e mi metto lì, perché sono già venuto, tanto per iniziare sono all'autolavaggio. Così almeno sono già qua, faccio tutto qua, c'è un bel piazzale. Dovrò prendere dalla paglietta, carteggiarli, perché li ho già lavati, gli ho dato il colpo grosso con l'idropulitrice qui dell'autolavaggio, solo che non viene via, perciò bisogna armarsi di paglietta e far venire via tutto questo nero. Poi lo rilavo, lo sgrasserò col diluente nitro e andrò a verniciarlo a bomboletta. Devo ancora vederlo se finirlo con un colore zincato, una zincatura, oppure con il colore alluminio alta temperatura. Adesso i cerchioni si presentano così, perciò bisogna proprio armarsi di pazienza e olio di gomito. Perciò io adesso mi armo di pazienza e via a grattare. Per adesso, per pulire, userò spazzola di ferro e paglietta d'acciaio e andrò a grattare tutto. Ho già iniziato per fare una prova, vedete, viene così. Poi vi farò vedere il mio metodo per poter verniciare i cerchioni senza dover impazzire con lo scotch di carta o altri aggeggi. Ok, mettiamoci all'opera. Ed ecco il prima e il dopo. Adesso gli diamo una bella lavata. Vabbè, adesso sono da fare tutti, però già così mi sembra venuto bene. Guardate chi c'è a farmi compagnia mentre faccio i lavori. Ciao bel muso. Cerchi la mia Lola? Vieni qui. Bermuso, bermuso. Bello. Mi c'è i grattoni a te, eh? Ok, ho grattato, ho tolto lo sporco più possibile, ho già lavato, sono andato a lavarle qui all'autolavaggio, li ho lavati con l'alta pressione. Adesso andiamo a sgrassare con diluente nitro, vado a sgrassare tutta la superficie da renderla bella pulita, sgrassata da tutti i residui di polvere o queste cose. Lascio evaporare una mezz'oretta e poi vi faccio vedere come faccio a verniciare senza dover nastrare tutto, un piccolo trucco che mi ha insegnato un altro camperista. Lo so che non è un lavoro definitivo, però comunque se dura anche 2 o 3 anni, comunque quando cambierò le gomme poi rifarò il lavoro. E poi è sempre la questione del poca spesa tanta resa. Vado a verniciare. Sono sempre qua col mio aiutante,
Eccolo lì. Ciao bimbo. Allora adesso vi faccio vedere il trucco per verniciare, il trucco, quello che faccio io quando vernicio, ho verniciato anche i cerchioni dell'R4 così, usando dei cartoncini della pubblicità. Sapete che i cartoncini della pubblicità non li vuole nessuno, li buttiamo sempre via. Io li recupero quando devo fare questo lavoro e adesso vi faccio vedere. Andiamo di prima mano di verniciatura. Ricordatevi che le bombolette non sono un compressore, perciò cercate di fare spruzzi leggeri e più passaggi da andare in totale copertura, perché la bomboletta è stupida e vi fa subito la goccia, ok? Prima però devo coprire le valvole col nastro carta. Battete bene la bomboletta e via. Ecco fatto, prima mano fatta, adesso aspettiamo che asciughi un po', tra 10 minuti facciamo la seconda mano e definitiva. E questo è il lavoro finito, vedete? Poi il mozzo centrale vedo se pitturarlo di nero o lasciarlo così, dipende un po' dalle mie voglie, però anche così non sta male. Vedete che facendo questo sistema i bordi sono belli puliti, non andate a sporcare la gomma, vedete? Bene dai! Ci mancano gli altri tre cerchioni, con calma facciamo tutto. Mi stavo dimenticando una cosa importante: quando verniciate i cerchioni davanti mettete della carta dentro nei buchi per non pitturare sia le pinze che i dischi, ok? Via, andiamo avanti. Ed ecco fatto, lavoro finito, il mio amico, il mio aiutante Gigio, il labrador nero, è andato a mangiare perché è mezzogiorno. Adesso vi faccio vedere il risultato finale. Come ho detto prima, quando sarà asciutto, perché non si può fare tutto assieme, prima farò asciugare bene per un giorno o due lo strato di zincatura e poi pitturerò di nero il mozzo, i due mozzi posteriori. Qui è il davanti, qui è il di dietro e questo è il davanti. Devo togliere quel pezzo di carta qua che il peso ha pinzato dentro. Adesso appena vado avanti si toglie, e il posteriore dietro. Ecco, io ho incartato anche le valvole perché non mi piaceva pitturarle, volevo fare un lavoro bello pulito. Anche qua pitturerò il mozzo. Lavoro finito. Ed ecco finito il lavoro. Il lavoro semplice, fate il conto, ho iniziato alle 10 e mezzogiorno, un paio d'ore ci vogliono per farlo bene, perché dovete carteggiare dopo aver fatto girare le ruote naturalmente. Allora, per chi ha le gemellate sto dicendo, perché comunque quando vai a far girare le ruote del gemellato sono davanti e dietro, cioè te le girano in esterno, perciò la parte interna resta sporca come avete visto. Io cosa ho fatto? Le ho prima lavate all'autolavaggio per tirare via il più grosso, altrimenti vi sporcate le mani da bestia. Le ho fatte asciugare, le avevo lavato ieri sera, le ho fatte asciugare stanotte, stamattina sono venuto qua, pagliettata con la paglietta d'acciaio. Adesso io dopo vi faccio vedere tutti gli attrezzi che servono. Pagliettata, rilavate sempre con l'idropulitrice qui all'autolavaggio, sgrassate con diluente nitro. Vi faccio vedere. Allora, pagliettate con la paglietta d'acciaio, questa qua, paglietta d'acciaio normalissima, la trovate in qualsiasi hobby o ferramenta o colorificio. Sgrassato con diluente nitro per pulire bene tutti i residui. Ho messo, come avete visto il trucchetto, ho messo i cartoncini volantini delle pubblicità, li ho tagliati a metà così ne avevo di più, messi dentro tra il cerchione e la gomma, così non dovete diventare pazzi col nastro a fare tutte le curve e robe varie. È vero che c'è il nastro, quello piccolino, per fare le curve, però io credo che questo sia il metodo più veloce da utilizzare. Primo, perché recuperate carta che tutti non vogliono, cioè la pubblicità nella cassetta della posta, e poi secondo me è molto più veloce, anche perché avevo già provato a fare
farli, a fare quelli dell'R4 con il nastro è una rottura di balle perché ci vuole più tempo. Ah, nei punti più diciamo un po' più disastrati, con ruggine un po' più aggressiva, ci sono dei punti, spazzola d'acciaio. Spazzola d'acciaio, una volta che avete finito di spagliettare spazzola d'acciaio di un ente nitro, lasciate passare un 10-20 minuti per far evaporare completamente il diluente nitro, che tra l'altro il diluente nitro si porta via anche tutta l'umidità residua del lavaggio con idropulitrice. E via di. Io ho usato una bomboletta di zinco chiaro per fare i 4 cerchioni e ne ho dentro, ce n'è dentro ancora. Perciò diciamo che la spesa per la potente cifra, io ho rifatto i 4 cerchioni del randagione, per la potente cifra di 2 euro di paglietta d'acciaio, 5 euro di bomboletta di zinco chiaro, poi potete fare tutti i colori che volete, 3,20 euro di diluente nitro e 3 euro di nastro, ma questo ce l'avevo a casa perciò non si conta, e 3 euro di spazzola d'acciaio, volantini gentilmente offerti dalla pubblicità, carta ce l'avevo a casa, perciò diciamo che con 2, 8, 11... 11 e scusate 5 euro la spazzola, ho visto adesso il prezzo, 16 euro, se dovete comprare anche fate 20 euro, rifate tutti e quattro i cerchioni e credo che abbiate visto che il risultato è abbastanza carino. Poi sono d'accordo con voi che non è un lavoro duraturo nel tempo, perché anche il gommista mi ha detto ma perché non li fai sabbiare e poi li fai verniciare a polvere, ma come dico sempre io, è inutile andare a spendere soldi su un mezzo vecchio. Io credo che la soluzione migliore sia sempre la poca spesa, tanta resa. Poi l'aspetto estetico secondo me è bello. Si rovinano? Ripaglietto, rifaccio il lavoro. Ora io vi dico una cosa, sull'R4 li ho fatti neri, sempre con una bomboletta, lì ho usato un'alta temperatura, opachi, che poi vi farò vedere quando metterò in moto la R4, e sono 5 anni che sono là e sono ancora belli. Torno a ripetere, si rovinano, altri 5 euro di bomboletta e forza di volontà, nel senso dopo la fine ci vuole questo, olio di gomito. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, o viaggio o ancora qualche lavoretto da fare sempre su randagione. Sapete che noi che abbiamo i camper non stiamo mai fermi, anche se siamo a casa troviamo sempre qualcosa da fare sui nostri mezzi. La Lolina non l'avete vista perché la Lolina è con i nonni a farsi viziare, perciò io vi saluto qua e ci vediamo al prossimo video, ok? Ciao belli, metto a posto e vado a mangiare perché ho una fame atroce. Ciao belli. Ciao. Sei tornato? Sei tornato a trovarmi? Ciao. Bel buso. Ciao. 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 Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Mangione? Mi mangi? Perché ti fai male? Buso. Non c'è la mia Lola oggi, non c'è. Non c'è la tua amorosa, non c'è. Beh, buso. Ciao, saluta i belli tu, che non li saluta la Lola. Digli ciao, io sono Gigio.